Eccoci, buongiorno a tutti. Ci troviamo a questo secondo appuntamento sul tema delle utility che introduco e modero. Io sono Cristiana Rogate, presidente di Refe, e ho con me a questa tavola rotonda diversi relatori che ci permetteranno di approfondire il ruolo e le funzioni delle utility sul tema dello sviluppo sostenibile. Inizio dai presenti, abbiamo Nicola Cipiciani, Sustainability Manager di Siram Veolia, abbiamo poi collegati a distanza Stefano Tani, direttore dei servizi della divisione servizio idrico di Milano, abbiamo Mauro Biraghi, direttore marketing e comunicazione di E.ON, abbiamo poi Antonio Braccio, direttore dell'area amministrazione, finanza e controllo dell'acquedotto pugliese, abbiamo poi Andrea Di Piazza, responsabile della pianificazione, strategie e sostenibilità di Utilitalia, e Selina Xerra, direttore della Corporate Social Responsibility e dei comitati territoriali del gruppo IREN. Quindi, come ieri, vedete un panel di imprese che rappresentano anche diversi territori all'interno del panorama nazionale. Come ieri vi dicevo, io farò una breve introduzione e poi due giri di domande ai nostri relatori. Quindi inizio, ho delle slide che chiedo alla regia di mettermi. Ecco, l'introduzione è proprio volta a inquadrare il ruolo di queste organizzazioni sia per lo sviluppo sostenibile del sistema paese che per la competitività e la qualità dei territori, il benessere delle comunità. Naturalmente, abbiamo già visto i relatori della nostra tavola rotonda, naturalmente la sostenibilità è diventata un driver sia globale che locale, quindi certamente l'agenda 2030 ONU ci permette di avere una visione comune, di sviluppare un vero e proprio piano strategico rivolto a tutta l'umanità sul tema della sostenibilità, e quindi con i 17 obiettivi che sono indissolubilmente legati tra loro, così come le sono le tre dimensioni economica, sociale e ambientale che devono crescere in una logica integrata per lo sviluppo sostenibile. Questa è stata dal 2015 l'intervento a livello globale che ha poi portato in particolare in Europa con il Green New Deal fortemente voluto da Ursula von der Leyen, un investimento di un trilione di euro che è centrato in particolare sulle priorità dell'economia circolare, del cambiamento climatico, della digitalizzazione, con l'obiettivo tra l'altro di diventare entro il 2050 il primo continente a neutralità climatica, quindi carbon neutral del mondo, obiettivo che naturalmente, come vedremo, richiede il contributo di tutti per poterci arrivare ed essere quindi credibile e realizzabile. Naturalmente la pandemia ha portato con sé il Next Generation EU, ma sappiamo che sono moltissimi gli interventi a livello normativo europeo che vanno nella direzione di costruire un sistema codificato di metriche e di obiettivi per le imprese in particolare, oltre che per le istituzioni, dove lo sviluppo sostenibile sia un vero driver. Quindi anche la finanza si è mossa in questo senso, e sappiamo che si dice che finché la sostenibilità non fosse diventato un tema noto alla finanza, la sostenibilità non si sarebbe potuta realizzare veramente. Quindi abbiamo la tassonomia verde, abbiamo 25 passamercati azionari che richiedono tra i requisiti di ammissione proprio la sostenibilità e il reporting di sostenibilità, abbiamo naturalmente in aggiornamento la DNF, quindi la dichiarazione non finanziaria, che estenderà ulteriormente l'obbligo del reporting di sostenibilità. Abbiamo una serie di requisiti e di criteri ESG che devono essere dimostrati da parte delle imprese per poter accedere al credito.
Quindi sempre di più il tema della disclosure sta diventando centrale e ha investito tutti i settori. Naturalmente in Italia abbiamo la strategia di sviluppo sostenibile portata sui nostri territori e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con dei grandi investimenti che, come vedremo, richiedono alcuni requisiti centrali che torneranno bene poi nel ragionamento sui ruoli e le funzioni delle utility, come ci dicevamo, come driver di sviluppo sostenibile del nostro paese. Tutto ciò richiede certamente una profonda trasformazione, di come vengono gestite le nostre organizzazioni, di come si mettono in rete in una logica di governance partecipata con le istituzioni, con la comunità, con le associazioni, con il tessuto locale. Quindi abbiamo bisogno proprio di rinnovare sia la governance che la gestione in chiave di maggiore responsabilità, intesa proprio come la capacità di rispondere degli effetti e degli impatti economici, sociali e ambientali che vengono prodotti grazie alle decisioni e alle attività delle organizzazioni. Una governance e una gestione più trasparente, una disclosure vera con delle metriche oltre che con una narrazione che aiuti a condividere con i diversi stakeholder interni ed esterni delle chiavi di senso e di lettura per poter valutare in modo consapevole e informato l'azione e poter costruire dei sistemi di corresponsabilità in modo da realizzare e raggiungere gli obiettivi di bene comune sempre più strutturati e chiari. Quindi l'ultimo elemento in questa sintesi del contesto generale che direi che è fondamentale rinforzare nella governance e nella gestione delle organizzazioni è la partecipazione, un vero e proprio engagement che risponde naturalmente a uno, io lo dico, l'obiettivo tra gli obiettivi, un obiettivo di staff a tutti gli obiettivi dell'agenda e in genere a tutte le politiche di sostenibilità, cioè la capacità di costruire un'azione di sistema dove la sostenibilità non sia un cerino che lasciamo in mano alle imprese, ma sia sempre più invece un orientamento strategico che muove tanto le istituzioni pubbliche, che certamente le imprese, e anche la società civile nella sua forma sia organizzata che di singoli cittadini. Questo obiettivo l'ho riportato perché ci dice altre due cose, a mio avviso molto importanti. Sicuramente che la responsabilità delle istituzioni pubbliche è centrale, sapendo che spesso le utility sono partecipate anche dalle amministrazioni pubbliche, è fondamentale ricordarci che sono responsabili di dare gli indirizzi all'interno dei quali dovrebbero agire i privati, profit o non profit. L'altro elemento è che nell'innovazione che viene richiesta per costruire questa azione di sistema, tra l'altro un tema particolarmente importante per una cultura come quella italiana che ha difficoltà a mettersi insieme, a lavorare per, a lavorare con, l'altro elemento centrale che sottolinea questo obiettivo è l'innovazione delle tecnologie di informazione e i processi di comunicazione. Ecco, quindi, come dire, per veramente costruire una visione comune che parli la lingua del bene comune abbiamo bisogno di comunicare. Io ricordo sempre che la radice di comunicazione non è la pubblicità ma è communus, è mettere in comune. Quindi abbiamo bisogno di mettere in comune questa visione e di renderla sempre più integrata alle scelte, alle decisioni e alle azioni di ciascuno di noi. Questo si collega, arriviamo quindi poi al ruolo delle utility in questo contesto, appunto in questo scenario, si collega naturalmente a uno dei requisiti, come vedremo, centrali per mettere a terra il PNRR, non solo per spendere i capitali e gli investimenti che arriveranno, ma le ingenti risorse, ma naturalmente per spenderle veramente bene, orientandole a produrre degli effetti, degli impatti, dei cambiamenti che lavorano sul benessere del nostro sistema paese e sul rinforzo di tutta una serie di criticità e debolezze che la pandemia ha messo in luce.
all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è considerato il più importante intervento di politica economica e riformatrice dal dopoguerra in poi, quindi veramente ricollegandoci anche al tema di questo nostro salone, al tema di quest'anno, il tema del risorgimento, della ripresa, della rinascita, ecco, sostenibile. Il piano comprende un ingente impianto di riforme sia trasversali che di settore e 6 missioni, oltre che appunto missioni che sono costruite con degli obiettivi, degli ambiti di intervento e degli investimenti che devono essere realizzati tra il 2021 e il 2026, quindi con 5 anni. È chiaro che all'interno del PNRR il ruolo delle utility è centrale, in particolare su 3 delle 6 missioni, ovvero la missione 1 sulla digitalizzazione, l'innovazione e la competitività, la missione 2 che naturalmente è centrata sul tema della transizione ecologica, e la missione 3 che riguarda la riqualificazione del patrimonio, in questo caso in particolare scolastico. Quindi elementi centrali per la vita e il benessere delle nostre comunità, e sono molti i milioni di euro investiti in tal senso che dovranno essere utilizzati per produrre effetti e impatti in linea con questa visione e con i bisogni delle comunità. Arrivo alla fine dell'intervento ricordando che il PNRR, a proposito di quello che dicevamo, richiede proprio, prima di tutto, una partnership pubblico-privato, quindi la capacità di costruire una visione condivisa tra le istituzioni che danno gli indirizzi politici e le priorità e le imprese che all'interno di queste devono essere in grado di dare un contributo chiaro che naturalmente sia in linea con il loro purpose e che aumenti la loro competitività e un posizionamento distintivo. L'altro elemento, a proposito di tecnologie di processi innovativi di comunicazione, si richiede una rendicontazione digitale, quindi in itinere, capace di essere veramente accessibile e inclusiva sugli obiettivi di sostenibilità programmati e conseguiti. Quindi da una parte abbiamo bisogno di rinforzare le competenze di performance management, la capacità di costruire in linea con la visione dell'agenda degli obiettivi che integrino il piano industriale. Pensiamo al nuovo codice di corporate governance che è stato pubblicato a gennaio del 2020. È la prima volta che si introduce in maniera chiara esplicita come obiettivo dell'azione del CDA il successo sostenibile, proprio come la capacità di orientare le scelte del board, l'obiettivo stesso del board a creare valore certo per gli stock shareholder ma anche per la collettività e i diversi stakeholder in chiave di sviluppo sostenibile appunto, e integrando quindi gli obiettivi di sostenibilità all'interno del piano industriale. Di questo è l'altro elemento centrale: crescere in termini di metriche, ma avere metriche che sono fortemente agganciate alla capacità di raggiungere gli strategie e gli obiettivi dichiarati. L'altro elemento centrale, vedete, è la capacità di costruire una messa in comune degli indirizzi e delle performance ESG che si stanno portando avanti, degli interventi, proprio in una logica di restituzione alla collettività, anche perché molti degli obiettivi, e ne parleremo oggi con le nostre utility, molti degli obiettivi che le aziende hanno di sviluppo sostenibile appunto non possono essere considerati in una condizione di isolamento, ma possono essere raggiunti solo se c'è un profondo ingaggio tanto dei soggetti interni quanto naturalmente di utenti, cittadini, consumatori. L'ultimo criterio naturalmente riguarda il tema della legalità. Allora concludo dicendo così, mi auguro di aver dato una cornice dentro la quale poi posizionare le domande che farò ai nostri ospiti.
Il primo, direi, tema su cui le utility sono chiamate a dare un contributo netto è naturalmente tutto il tema dell'innovazione. Del resto hanno avuto una, un banco di prova eccezionale durante la pandemia per garantire continuità ai servizi pubblici e per innovare le modalità in cui sono state erogate, e naturalmente il supporto alla transizione ecologica, quindi un vero orientamento capace di abbattere l'incidenza al cambiamento climatico, le CO2. Sempre di più sappiamo che abbiamo bisogno di trovare degli indicatori che rendano anche comparabile questo contributo. Dall'altra parte, ce lo dicevamo anche ieri, le utility rappresentano una cinghia di trasmissione eccezionale tra i decision maker, quindi le istituzioni pubbliche, e la collettività, intesa sia come tessuto sociale ed economico, sia come singoli cittadini che dovranno orientare in modo sempre più consapevole e responsabile i loro comportamenti. Ecco quindi che, appunto, tramite le molte attività che fanno nelle comunità, pensiamo all'educazione ambientale, pensiamo alla testimonianza, che è al modo, ai cantieri aperti, alla permeabilità sempre maggiore di come gestiscono risorse comuni, risorse pubbliche, ecco che le utility hanno un ruolo fondamentale anche nella costruzione di una cittadinanza, di cittadini appunto più capaci e attivi nella costruzione di comportamenti che vadano nella logica appunto dello sviluppo sostenibile. Bene, dopo questa introduzione io farei due giri di tavolo con i nostri relatori, iniziando da Stefano Tani, il direttore dei servizi idrico di MM, ponendo appunto questa prima domanda, oltre a una breve presentazione della realtà, perché siamo collegati naturalmente a Milano, è conosciuta MM, ma siamo collegati con tutta Italia. Dopo una breve presentazione della vostra realtà, vi chiedo di raccontarci quali sono dal vostro punto di vista i ruoli e le funzioni che principalmente le utility possono svolgere per attuare le politiche di sviluppo sostenibile sui territori e per promuovere anche l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini, ma anche nei confronti magari delle risorse umane interne. Ecco, iniziamo quindi con Stefano Tani. Grazie, buongiorno, è un piacere averla con noi. Assolutamente sì, salve a tutti, buongiorno. Ho portato alcune slide in supporto che magari aiutano un po' meglio a distanza a darci delle... Ok, un secondo solo che le metto in condivisione. Ecco, riuscite a vedere? Okay. Ancora no, non riusciamo a vederle. Ecco, perfetto, adesso si vede tutto, grazie. Okay. Sì, ecco, vi rubo proprio diciamo qualche secondo andando a cogliere la domanda iniziale, diciamo al fine di dare un velocissimo focus rispetto ad MM, che sostanzialmente, in quanto diciamo società interamente pubblica con un azionista solo, che è il comune di Milano, rispetto, vedete, alle competenze, diciamo, ha già una sua sostenibilità intrinseca, in un certo senso, perché diciamo ci occupiamo di servizi all'ambiente e alla persona, nel senso che è una società di ingegneria nata rispetto alla realizzazione delle linee metropolitane, quindi della mobilità della città, ha poi assunto la gestione del servizio idrico, di cui vedete alcuni dati essenziali che diciamo in quanto gestione dell'acqua, dalla potabilizzazione alla restituzione all'ambiente, diciamo proprio in quanto ciclo idrico già di per sé diciamo assume dei connotati relativi alla circolarità e alla sostenibilità. E ci siamo poi e ci stiamo anche occupando della casa e degli impianti e degli immobili, e diciamo fra qualche settimana avremo anche diciamo in cura ed obiettivo il verde, quindi diciamo un altro aspetto diciamo molto molto legato all'ambiente.
Ecco, diciamo, in questa slide volevo darvi veramente un flash ed un focus rispetto a quella che è la visione di MM, diciamo, rispetto alla sostenibilità, nel senso che in aggiunta alla comunicazione che ritengo assolutamente fondamentale, quindi all'avvicinarsi al cittadino, all'utente, diciamo, nel caso specifico, diciamo che un'altra fetta del DNA di MM che nasce appunto come società ingegneristica è l'attenzione alla tecnica intesa come competenza e conoscenza, ovvero diciamo l'importanza della conoscenza degli asset, in particolar modo adesso il mio focus è sul servizio idrico, quindi acquedotto, fognatura e depurazione. Diciamo in questo schema ho cercato di rappresentare quella che è la visione, nel senso che è una visione anche questa, come vedete, circolare, che va un po' a toccare gli aspetti a parere nostro fondamentali, quindi diciamo c'è un concetto di innovazione intesa come smart city, ovvero noi, ancorché i nostri asset sono tipicamente asset sotterranei, perché gestiamo soprattutto reti di sottoservizi, diciamo queste reti con l'innovazione possono diventare non più delle reti passive ma reti attive, quindi diciamo smart city nel senso di reti che diciamo dotate di opportuna sensoristica possono diventare sempre più fonte di conoscenza e diciamo in un'ottica successiva di interazione. Il secondo aspetto fondamentale in una città che è, ancorché non famosissima sul tema, ha moltissima acqua, nel senso che diciamo sotto i piedi di tutti i cittadini della città di Milano c'è moltissima acqua, addirittura a volte diciamo in quantità eccessiva, e c'è quindi un tema di resilienza, diciamo quindi di adattamento, e diciamo questo va un po' ad allargare l'ottica del servizio idrico limitato all'acquedotto, fognatura e depurazione, ma va diciamo ad allargarsi ad un discorso di controllo e monitoraggio falda, di controllo e monitoraggio dei corsi d'acqua. È noto immagino a tutti, ad esempio, diciamo quello che accade stagionalmente rispetto al fiume Seveso, e quindi anche qui diciamo una visione che allarga diciamo la competenza del servizio idrico in generale all'acqua e agli effetti sulla città. Un altro aspetto molto innovativo che va un po' oltre, proprio su temi significativamente spinti sull'ambiente, è utilizzare l'acqua anche diciamo come fonte energetica, quindi sto parlando di utilizzo a capirci diciamo in maniera spero immediata e semplificata, utilizzare degli impianti a pompa di calore a acqua per diciamo dare un valore aggiunto alla risorsa, fra parentesi, in una città che come sapete è sta adottando una serie di azioni e di politiche, soprattutto diciamo da parte dell'amministrazione comunale, legate alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico. E diciamo finendo in bellezza, diciamo c'è poi proprio un elemento tipico e molto esclusivo e calzante rispetto alla gestione del servizio idrico integrato di economia circolare, che è, diciamo, è una battuta che avevo fatto in partenza, proprio la chiusura del ciclo dell'acqua, quindi va alla depurazione e va quindi alla restituzione dell'acqua depurata, che nel caso nostro cittadino va in ampia quantità a fini irrigui, e un'attenzione sempre più tecnologicamente spinta rispetto alla gestione fanghi, con diciamo due obiettivi fondamentali che sono quelli di diminuirne la quantità e di cercare di diciamo
sfruttare ed estrarre dai fanghi sostanza organica barra fosforo e azoto per, diciamo, fini di agricoltura. E, diciamo, tutto questo, e vi lascio, nel senso che penso che devono parlare anche gli altri, vi volevo solo far vedere questa immagine in cui vedete dei comparti e delle azioni con cui noi andiamo a declinare i concetti. Quindi, diciamo, il cardine è nell'innovazione, nella conoscenza, nella ricerca, nella sostenibilità, e vedete poi quelli che sono gli ambiti operativi in cui noi poi andiamo a realizzare interventi, a costruire software, a costruire piattaforme, diciamo, intelligenti, che con i dati e con la competenza ci consentano una gestione quanto più, e lo dico per l'ennesima volta, sostenibile del servizio idrico integrato a Milano. Spero di avere grazie mille ingegner Tani, assolutamente. Quindi, come vedete, centrali le utility nella vita di una collettività in termini di economia circolare, in termini di smart city, in termini di conoscenza e diffusione anche di dati utili per la presa di decisioni non solo da parte del pubblico ma anche dei soggetti privati. Ecco, quindi passiamo a Mauro Biraghi, direttore marketing e comunicazione di Eon Energia, lo vedo collegato, buongiorno. Buongiorno. Riproponendo la stessa domanda, come vede lei il ruolo e le funzioni che le utility possono avere per promuovere sia comportamenti ma soprattutto una gestione sostenibile, e quali strumenti anche, se volete, si dotano o vi siete dotati per fare questo? Grazie. Sì, grazie, intanto grazie per l'invito. Dedico anch'io solo due parole per introdurre chi è E.ON. Quindi E.ON è un gruppo energetico internazionale a capitale interamente privato con sede principale ad Essen in Germania. Siamo circa 78.000 dipendenti in tutto il mondo con 50 milioni di clienti. In Italia E.ON si posiziona tra gli operatori leader del mercato dell'energia con oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubblica amministrazione. Offriamo energia 100% rinnovabile, installiamo impianti fotovoltaici, soluzioni di e-mobility ed efficienza energetica sia per clienti residenziali che business. Quindi, come sentite, fa parte proprio del nostro core business, diciamo, l'efficienza e la sostenibilità ed avere un basso impatto ambientale. Ecco perché riteniamo di avere un ruolo da protagonisti in questo processo di transizione energetica, perché vogliamo accompagnare le famiglie e le aziende verso un futuro a zero emissioni, con energia che sia sostenibile, digitale e decentralizzata, per garantire un benessere alle persone ma anche per tutelare l'ambiente. Sostenibile e digitale, ne abbiamo anche già parlato un po' prima nell'introduzione, magari dedico solo due parole al termine decentralizzata, che è un po' più del nostro settore. Decentralizzata cosa significa? Significa abbandonare quel modello delle grandi centrali di produzione di energia e rendere invece i privati e le aziende produttori di energia in un modello che tenderà sempre più a creare delle vere e proprie comunità energetiche indipendenti, e in questo modo aumentando l'efficienza energetica e diminuendo l'impatto ambientale. Quindi concretamente noi cosa facciamo? Noi ci affianchiamo ai nostri clienti nell'adozione di tecnologie innovative per trasformare le abitazioni nelle case del futuro. Noi la chiamiamo la Futon Energy Home, una casa che è in grado di produrre energia elettrica grazie a degli impianti fotovoltaici, di accumularla con delle batterie, ma poi anche con dei sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia in grado da renderla ancora più efficiente e quindi ridurre consumi e emissioni. Per dare un esempio concreto, con le nostre soluzioni una casa può ridurre il suo impatto, quindi le sue emissioni di CO2, di circa l'80%. Quindi possiamo solo immaginare come queste tecnologie impiegate su larga scala possano dare un contributo concreto ed effettivo al benessere di tutti noi.
Per quello che riguarda il nostro percorso verso la sostenibilità, oltre naturalmente a essere allineati con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, quest'anno abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito anche il nostro profilo di sostenibilità, proprio per raccontare il nostro impegno in modo concreto e puntuale verso questo percorso di uno sviluppo di un modello di business più responsabile e anche più sostenibile. Abbiamo inoltre deciso di intervistare i nostri stakeholder esterni, ma anche i nostri manager, per individuare fra i tanti temi quelli che sono più interessanti. E da questa analisi e da questa matrice di materialità che abbiamo sviluppato è emerso proprio quello che poc'anzi è stato detto, come l'educazione al futuro delle nuove generazioni è uno degli ambiti in cui anche noi possiamo dare un maggiore valore aggiunto, cercando di sensibilizzare tutte le persone, come attraverso i propri comportamenti quotidiani nell'uso dell'energia, ma anche dell'acqua, come è stato detto poco fa, e in generale di tutte le proprie attività, si può avere un impatto importante verso l'ambiente, perché sono proprio i piccoli gesti quotidiani che, se cambiati, possono realmente cambiare il nostro destino. Di questo tema, anch'io per essere un po' breve, magari se poi c'è tempo, mi piacerebbe poi dare un esempio concreto di un progetto che stiamo sviluppando. Grazie dottor Biraghi, certamente nel secondo giro di domande ci concentreremo proprio su esempi concreti, in modo che, a proposito di coerenza tra dichiarato e praticato, ci aiutiamo anche a mettere a terra tutta una serie di politiche, priorità e impegni e processi che avete messo in campo verso lo sviluppo sostenibile. Quindi grazie, ha sottolineato l'importanza quindi del ruolo dell'utility. Ecco, lei ha sottolineato anche un aspetto che mi pare centrale, che sicuramente ritroveremo anche più avanti, che l'engagement certamente deve essere rivolto alle nuove generazioni, ai cittadini, per avere sempre più consumatori e utenti consapevoli e responsabili, capaci di misurare anche il loro contributo allo sviluppo sostenibile. Ma è molto importante l'engagement interno. Parlavamo prima del CDA, certamente, che naturalmente, essendo la testa dell'organizzazione, deve necessariamente orientarne appunto indirizzi, priorità e valori, ma senza un engagement profondo di tutti i livelli di responsabilità, top management, middle management, insomma tutta la comunità interna all'azienda, che spesso in aziende, come abbiamo sentito dai numeri di E.ON che il dottor Biraghi ci ha raccontato, sono aziende che muovono molte persone, quindi anche la capacità di educare e ingaggiare veramente i soggetti interni per il raggiungimento di questi obiettivi ha poi un doppio effetto, quello di avere delle risorse umane allineate alle strategie che contribuiscono attivamente alla realizzazione delle performance ESG, e dall'altra parte avere anche dei testimonial all'interno delle famiglie, della collettività e del tessuto sociale che siano in grado di diffondere proprio, come richiede anche l'agenda, di diffondere la conoscenza e quindi anche i comportamenti, di essere testimonial di comportamenti responsabili. Bene, passiamo adesso ad Antonio Braccio, è il direttore dell'area amministrazione, finanze e controllo dell'acquedotto pugliese. Abbiamo avuto alla tavola rotonda di ieri sulla gestione responsabile dell'acqua il direttore, che ci ha permesso di comprendere come l'acquedotto pugliese sia, in un territorio che ha le sue complessità, una leva centrale per lo sviluppo e la competitività del territorio stesso, non solo in termini ambientali, ma appunto ci ha raccontato per esempio il progetto che avete sul tema delle ciclabili, quindi del turismo, del rilancio insomma del territorio, perché l'acqua è vita e l'acqua serve a tutte le attività umane. Quindi passo a lei la parola, chiedendole appunto, al di là di una ripresentazione del vostro acquedotto per chi non ci ha seguito ieri, entrare su come interpretate il ruolo di motori dello sviluppo sostenibile del vostro territorio. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Spero e anzi sono contento che la mia presentazione va in continuità con quella del collega Tari, perché prima di tutto voglio dare quello che è il nostro sentimento sulla nostra attività. Vedete dietro a me dei Germani reali in una trincea tridente, quindi un recapito finale di un impianto di depurazione, che vuol dire che noi siamo sostenibili dentro. Io sono molto giovane di azienda e intanto cerco di condividere una presentazione.
per poter dire che quando sono arrivato in Acquedotto Pugliese il racconto della sostenibilità era un racconto già presente, proprio per quello che ho fatto vedere nell'immagine. Ma quello che ho potuto invece cercare di fare, intanto vi faccio vedere che cos'è Acquedotto Pugliese. Acquedotto Pugliese è 100% posseduto dalla Regione Puglia, opera come sistema idro integrato gestore su tutto il territorio della Puglia, nonché su alcuni comuni della Campania e di sottodistribuzione anche di tutta la Basilicata. Quindi abbiamo più di 4 milioni di abitanti serviti con un organico di più di 2.000 unità. E quindi partiamo dalla captazione in tutto il processo fino ad arrivare anche al trattamento dei rifiuti, quindi abbastanza un'economia circolare interna, nonché vi faccio vedere alcuni highlights sui dati idrici, non tanto economici, anche visto anche la mia matrice, sto imparando tutti questi fenomeni. Quindi 4 milioni, 255 comuni gestiti, 2.000 dipendenti, 1.100 fornitori, ma fondamentalmente noi abbiamo fonti che vengono sia dalle sorgenti, dalle dighe della falda, e qui mi attacco a quello che diceva il collega Tari. Noi, al contrario di Milano, che città che conosco perché ho lavorato e vissuto per 30 anni prima di ritornare a casa nel mio territorio, non abbiamo eccessiva acqua, anzi abbiamo scarsità, tanto è vero che 100 anni fa siamo dovuti andare a prendere in Campania e Basilicata e portarla per circa, come vedete, una rete idrica di circa 20.000 chilometri e una rete fognaria di 12.000 chilometri, con 184 depuratori, e questa è anche la nostra forza, di quello che diceva il mio collega ieri, l'ingegner Fiori. Infatti la Puglia, l'acqua blu, le bandiere blu sono frutto anche di questo grande impegno di sostenibilità, proprio perché poi le utility cosa possono portare alla sostenibilità? Possono portare molti dei specifici goals dell'agenda, il 6, il 7, il 12, il 14, il 15, che non ripeto, che conoscete benissimo, ma che io invece, visto la mia funzione che è quella di fare i bilanci, cosa ho fatto? Cioè, qual è stato il progetto? Perché quello che ci è stato raccontato dal collega Tari, ognuno l'ha declinato a suo modo, ma nel sistema idrico quelli sono le componenti, ognuno poi con le difficoltà e gli strumenti più o meno evoluti o sviluppati a secondo del territorio. Nella mia attività invece, in quanto CFO del gruppo, cosa mi sono trovato? Mi sono trovato in un'azienda che, perché è sostenibile dentro, come dicevo prima, faceva una rendicontazione non finanziaria secondo il GRI, quindi sostenibilità e un bilancio di sostenibilità da molti anni. Cosa mancava? Mancava quello che voi avete raccontato prima, e cioè quell'impegno, quella partnership, quella divulgazione, quell'educazione al territorio, che poi può essere visto come utenti, cittadini e tutti gli stakeholders impegnati. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dall'informazione non finanziaria, abbiamo fatto il nostro piano di sostenibilità, abbiamo costruito la matrice di materialità e siamo andati a costruire quello che abbiamo chiamato e che è stato dal 2018 il report annuale integrato, quindi un report unico, documento snelle, in cui univa la documentazione finanziaria e sostenibile perché queste si leggessero. Quindi velocemente un fatto grafico, siamo passati da classici documenti economico-finanziari a un documento che già nella sua prima pagina, al di fuori della grafica che può piacere o non può piacere, doveva rappresentare una rappresentazione unica del fenomeno, cioè l'azienda per essere sostenibile deve raggiungere, nel caso nostro, il servizio acqua bene comune, ma anche equilibrio economico patrimoniale per continuare a fornire questo servizio, ma anche sostenibilità, e questa va comunicata. Infatti io questa attività la collegherei molto al 17, no? Una partnership di obiettivi, se tu li comunichi e inizi a condividerli con i tuoi utenti, i clienti e con tutti il territorio intorno. E quindi ecco perché nel 2018 siamo poi passati, proprio col nuovo report integrato del 2019, a
includere quello che noi abbiamo chiamato l'azione di comunicazione verso gli stakeholder esterni in una maniera di sostenibilità. Cioè abbiamo messo in secondo ordine quelli che sono i drivers economico-finanziari di cui io faccio portatore per fare saltare quelli di sostenibilità, e già nel payoff del documento si intende come noi vogliamo affrontare questa comunicazione per essere sostenibile e confrontarsi col territorio. H2O, la formula che connette territorio e comunità, soprattutto per noi in cui il nostro territorio è ampio, le comunità sono diverse, perché potete immaginare, io sono salentino, mi confronto con un foggiano, siamo pugliesi ma siamo differenti e dobbiamo condividere questa stessa pathos verso la sostenibilità anche con contenuti diversi, ma proprio anche noi abbiamo molta pozzi e a Foggia hanno l'acqua, ecco, quindi questo è uno sforzo che stiamo facendo con questa comunicazione economico integrata che è continuata anche con la pandemia. Non abbiamo parlato nessuno di pandemia, non vorrei essere tedioso su questo, ma noi abbiamo voluto appunto per questo dedicare il nostro report integrato nel 2020 le persone, l'acqua e la nostra visione di prosperità, perché con la pandemia, questa è una foto di inizio secolo, come si facevano i lavori in quei tempi e come è stato costruito anche una parte del nostro acquedotto, ci sembrava bello rappresentare questo. Ma il passo successivo qual è stato? Proprio per essere in partnership degli obiettivi, quello di dire bene, abbiamo un report integrato che unisce rendicontazione non finanziaria secondo il GRI e rendicontazione finanziaria secondo i bilanci civilistici e consolidati, abbiamo fatto un passo ulteriore, sempre con la stessa visione, sempre con lo stesso PO, abbiamo costruito il nostro report integrato secondo l'International Integrated Reporting Council per dare quell'ulteriore sviluppo al contributo che io ho individuato essere sia 17 come detto prima, ma anche 12, perché il consumo e la produzione responsabile nella nostra attività, perché proprio il consumo dell'acqua deve essere responsabile per una produzione di acqua responsabile a tutti i livelli. E qui mi fermo. Grazie. Spero di aver dato una visione meno tecnica. Devo dire che credo abbia centrato perfettamente l'obiettivo strategico, quindi ci ha raccontato una delle leve fondamentali per esplicitare un ruolo che, come lei ha detto, è centrale per lo sviluppo del territorio, il benessere delle comunità e anche riuscire a calare all'interno delle distintività territoriali che sappiamo che caratterizzano tutto il nostro stivale, no? Delle profonde differenze dei territori, un intervento in termini di servizi, in termini di modalità e di processi che sia poi perfettamente calzante con quelle che sono le esigenze appunto delle differenti comunità. È interessante la cultura che integra sempre più, come alla base della sostenibilità, la visione non finanziaria con quella finanziaria, il fatto di integrarle pienamente centrale e anche il percorso che ci ha raccontato il direttore di progressiva disclosure e restituzione di questo lavoro che viene fatto sempre meno in una logica di adempimento, come dire, sempre più in una logica di vero servizio appunto al territorio e ai diversi stakeholder. Passiamo adesso, torniamo in presenza, abbiamo il piacere di avere qui in presenza Nicola Cipiciani, quindi Sustainability Manager di Siram Veolia, carica che è nata all'interno di una decisione strategica e quindi che è già un KPI, no? Un indicatore di quello che ci dicevamo, dell'importanza poi di infrastrutturare anche la governance interna con dei ruoli precisi rispetto alla sostenibilità, quindi l'avvio di un percorso consapevole che però naturalmente è nato con la vostra stessa missione. Quindi se ci racconta una breve panoramica del gruppo Siram Veolia e poi un focus su come contribuisce alla gestione sostenibile, allo sviluppo sostenibile. Grazie.
Buonasera Cristiana e buonasera a tutti. Sì, effettivamente la nostra mission nasce un po' dal chi siamo, per questo forse è interessante capire un po' qual è il contesto in cui ci inseriamo. Siram è la business unit italiana di Veolia, che è una multinazionale presente nei 5 continenti, con dei numeri importanti in termini di persone, perché siamo circa 180.000 persone, più saremo con la fusione che è in corso con Suez. Quindi importante quello che sottolineavi tu, come già esiste un impatto diretto tramite la nostra presenza diretta, così come la necessità anche di coniugare sensibilità diverse, percorsi che nascono da realtà e situazioni diverse nel mondo. In particolare Siram, così come Veolia, rappresenta 3 mestieri principalmente: quello dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, che coniughiamo con specificità, come dicevo, a seconda del territorio in cui ci troviamo. Nel 2019 Veolia ha dichiarato la propria mission, che ha chiamato appunto la propria ragion d'essere, che ha il perno intorno all'idea del resourcing the world. Quindi l'idea è quello di contribuire al progresso proprio dell'umanità, facendolo ovviamente dentro i limiti e le spinte che sono gli obiettivi delle Nazioni Unite, già descritti più volte. Per fare questo percorso e per far sì che non rimanga una questione teorica, ha disegnato una bussola, che è quella che viene rappresentata in questa immagine, che va letta in questo modo: partendo dall'esterno, esistono i 5 stakeholder fondamentali del nostro ragionamento, che sono il pianeta, la società, i dipendenti, gli azionisti e i clienti. Quindi questi sono i soggetti a cui ci si rivolge. Scendendo ad una dimensione inferiore, incontriamo quelle che sono le performance, cioè per sostenere un business, per fare in modo che sia appunto efficace sul lungo termine, va misurata una performance. Quindi andremo a valutare quello che noi faremo in termini di performance ambientale, sociale, nelle risorse umane, ovviamente economico-finanziario, che rimane ma diventa una parte del tutto, e insieme a quello che sono poi le performance commerciali. Questo si traduce in impegni, quindi ad ognuna di queste performance deve corrispondere un impegno specifico, che ancora, scendendo più nel dettaglio, queste sono le cose forse meno leggibili nella parte più interna, sono gli obiettivi specifici. Quindi per arrivare a questa finalità, come vedete, si attraversano gli obiettivi delle Nazioni Unite coniugati nella specifica area di riferimento. Con questa bussola, con questa idea, l'idea è di avere una performance integrata. Come tu dicevi prima, nel PNRR ad esempio viene sottolineato questo concetto dell'integrazione. L'idea è trovare l'equilibrio fra tutti questi aspetti, che non necessariamente sono sempre presi in considerazione, né sono sempre con la stessa rilevanza a seconda dell'ambito in cui ci si approccia. Questo è a grandi linee la nostra filosofia, quello che è la strategia concreta per arrivare al concetto di sostenibilità, che poi si coniuga in progetti specifici che forse magari poi avremo occasione di vedere nel dettaglio. Ottimo, grazie Nicola anche per aver rappresentato in modo chiaro come è stato agganciato proprio l'orientamento strategico dell'azienda all'interno di una visione globale, anche necessariamente visto che il gruppo è un gruppo internazionale e che appunto deve però essere capace anche di orientare, in questo caso in Siram, all'interno del territorio italiano, le strategie, le operation, i processi, con l'esplicitazione di obiettivi chiari e naturalmente di un sistema multidimensionale di misure che in parte già esiste, ma che so che sarà risistematizzato, no? E come dire, consolidato, proprio per poter nel tempo produrre un sistema di reporting credibile e rigoroso, che aiuterà ulteriormente tanto l'ingaggio interno quanto naturalmente la dimostrazione, la verifica del valore che questo grande gruppo produce per i suoi territori.
Passiamo adesso la parola ad Andrea Di Piazza. Andrea Di Piazza non fa parte di una singola utility, ma rappresenta Utilitalia, quindi ci racconterà, buongiorno, benvenuto nella nostra tavola rotonda, è responsabile della pianificazione strategica e della sostenibilità di Utilitalia, quindi direi che siamo perfettamente in linea con quello che ci dicevamo, perché la sua stessa carica rappresenta l'importante legame della sostenibilità con e dei suoi strumenti, immagino anche di reporting e comunicazione, con la visione strategica dell'associazione. Quindi prego. Sì, buongiorno, Andrea Piazza, io sono del team di appunto pianificazione e strategia di Utilitalia. Passo a condividere una breve presentazione per presentare innanzitutto la federazione. Ok, dovrebbe vedersi. Appunto Utilitalia è la federazione che riunisce e rappresenta 450 aziende che operano nei servizi pubblici essenziali, quindi a distribuzione dell'acqua e l'energia elettrica, dei servizi ambientali. Si tratta di un comparto che conta circa 90.000 addetti complessivi, diciamo per caratteristiche di resilienza, essenzialità dei servizi offerti, per il volume degli investimenti richiesti, può essere considerato appunto un settore chiave dal punto di vista industriale, economico, anche in un'ottica di ripartenza mirata appunto alla sostenibilità. E proprio quindi le utilities, se viste come volano di sviluppo economico per i territori presidiati, dove appunto le nostre aziende permeano grazie appunto alla essenzialità dei servizi offerti, è importante considerare la distribuzione del valore economico nei territori, in questo caso da un'indagine appunto che noi abbiamo svolto nel 2020, che è andata a valutare il valore aggiunto, quindi che per quella grandezza che permette di quantificare la ricchezza prodotta dall'azienda e come essa viene distribuita ai suoi interlocutori e quindi gli stakeholder, è stato possibile ricavare delle risorse pari a circa 10,4 miliardi di euro. È interessante su tutti chiaramente il dato di distribuzione sulla collettività, si tratta di circa 350 milioni di euro che sono stati diciamo che sono ricaduti direttamente sui territori in cui appunto le nostre aziende lavorano. Quindi la strategia delle utilities per la sostenibilità vede innanzitutto appunto, come abbiamo detto, la creazione di valore, quindi le utilities si collocano come attore importante per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità della vita, appunto attraverso la distribuzione del valore economico, e quindi un fattore connesso strettamente alla territorialità e al modo di permeare nei territori interessati, dalle grandi città ai piccoli centri. Poi ovviamente la scelta di fornitori sostenibili, quindi considerare dei partner strategici dal punto di vista della crescita aziendale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'ottica dei criteri di CSR, quindi da un punto di vista ambientale e sociale, quindi mirando a fornitori locali nell'ottica sia di accorciare la filiera che di elevare la qualità del servizio offerto, oltre che anche l'immagine aziendale. Come abbiamo detto prima, importante il ruolo appunto che le utilities possono svolgere per quanto riguarda diciamo l'impatto che possono avere nella formazione, nell'educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza. Da questo punto di vista sono importanti delle sponsorizzazioni, quindi le partnership che le nostre utilities sono capaci di effettuare nei territori, e quindi coinvolgendo e promuovendo il ruolo delle imprese nei territori serviti. Ovviamente in questo caso per esempio abbiamo visto l'effetto che può avere la distribuzione del valore aggiunto in questo caso per la collettività, e quindi per veicolare delle iniziative che siano sia a carattere educativo che formativo, ma che possano anche riguardare per esempio la cultura in senso lato. Da questo punto di vista appunto diventano un motore attivo per sviluppare progetti che siano di interesse per la comunità e che facciano crescere diciamo il pubblico insieme ovviamente all'azienda che opera sul territorio. E poi, come è stato precedentemente diciamo detto anche dai colleghi e da voi stessi, è fondamentale il rapporto con gli stakeholder, quindi avere un rapporto che sia positivo e costante nel tempo con tutti i portatori di interesse a tutti i livelli. Questo per
per far sì che ovviamente accresca la fiducia e migliori i processi decisionali a livello aziendale. Quindi in questo caso ovviamente è importante anche avere dei criteri o degli strumenti che facciano sì che l'azienda possa essere in grado di selezionare e monitorare appunto il rapporto con gli stakeholder con il fine di migliorare ed elevare la qualità del servizio e anche per produrre ovviamente contenuti di valore. Ci sarà comunque, spero, il secondo giro, insomma potremo illustrarvi anche quali sono poi stati effettivamente gli effetti di questo monitoraggio e la strategia delle utilities del comparto che fa capo a Utilitalia. Bene, grazie a tutti, tra l'altro i relatori, per la sinteticità con cui siete intervenuti. Passiamo adesso, quindi certamente ci sarà un secondo giro, passiamo adesso la parola a Selina Xerra, un'affezionata di questo salone, da molti anni ci segue e partecipa attivamente perché il gruppo IREN è veramente da tanto tempo impegnato sul tema della sostenibilità e dell'engagement. Quindi buongiorno Selina, ben ritrovata, anche a te porgo la domanda, al di là di una breve presentazione del tuo gruppo per chi non lo conoscesse, naturalmente di qual è il ruolo e la funzione che tu vedi in questo momento più attuale rispetto al tema dello sviluppo sostenibile. Prego. Buongiorno Cristiana e grazie come sempre di darmi l'occasione di un confronto su temi molto stimolanti. Due parole sul gruppo IREN, che è una multi-utility, quindi insomma racchiude in sé tutto quello che Andrea Di Piazza ha appena raccontato, dalla gestione delle risorse idriche, la produzione energetica, la distribuzione di energia elettrica e gas, la gestione dei rifiuti, quindi servizi e ambiti che hanno sicuramente un impatto rilevantissimo sulla qualità della vita delle città e non solo nelle città, e sono anche attività che hanno un impatto molto significativo per quanto riguarda le tematiche della transizione energetica. Volevo ripartire da alcuni spunti che tu hai dato nella tua introduzione, riprendendo alcuni temi, perché come dire, per ricostruire come noi li abbiamo ragionati e integrati nella nostra visione. Tu parlavi di integrazione delle tre dimensioni ambientale, sociale e economica, di governance, di partecipazione e di rendicontazione. Mi fa piacere riprenderli perché sono gli spunti da cui siamo partiti nel costruire il nostro modello, la nostra visione, e un modello che integrasse la sostenibilità nella strategia. Cioè abbiamo compreso in un'evoluzione nel tempo, ma su cui l'Agenda 2030 ci ha anche stimolato, che la sostenibilità non è uno stream parallelo, ma è un driver del nostro business, deve essere un driver nel nostro business, e quindi deve, come dire, contemperare tutte e tre le dimensioni in modo coerente e sincronico per svilupparle dalla messa a fuoco delle linee strategiche di lungo termine, perché poi tipicamente la sostenibilità non si può ragionare nel breve termine di un piano industriale, ma va vista e pensata e pianificata sul lungo termine, per avere poi una sua concretizzazione del piano strategico integrato, quindi con obiettivi economici, ambientali e sociali ben definiti e determinati, con target misurati e misurabili, e arrivare poi fino alla messa a terra della strategia, messa a terra che vuol dire utilizzare in modo efficiente tutte le risorse per raggiungere gli obiettivi pianificati, ma vuol dire al tempo stesso, dal punto di vista del governo di questo approccio, coinvolgere tutta la struttura organizzativa, coinvolgere tutte le persone che sono poi i fautori, gli attuatori e i realizzatori della messa a terra di questa strategia. Ovviamente con un tema poi di monitoraggio, scusate, di reporting, che sia non solo restituire in modo trasparente ai nostri stakeholder qual è il percorso che abbiamo compiuto rispetto agli obiettivi che abbiamo pianificato,
ma è anche un sistema proprio di controllo, di gestione interna, per dirci quanto ci stiamo avvicinando e quanto stiamo effettivamente percorrendo la strada che abbiamo definito in termini di piani. Centrale in tutto questo è poi lo stakeholder engagement e la comunicazione, perché tutto questo approccio che va appunto dalla visione di lungo termine alla messa a terra della strategia non è fattibile se non coinvolgendo gli stakeholder. Non a caso la direzione che io guido in IREN è Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali, perché abbiamo voluto creare contestualmente nell'ambito del sistema di governo di questa integrazione strategica anche un sistema continuo di confronto e di dialogo e di raccolta delle legittime aspettative degli stakeholder che entrano a pieno diritto all'interno di questo approccio verso la strategia. Un approccio che appunto vede la centralità dell'engagement degli stakeholder a partire da quelli che sono l'analisi dei trend e degli scenari e della strategia di lungo termine che appunto compiamo insieme a loro anche attraverso l'analisi di materialità, ma anche nella messa a terra della strategia, nelle utility, i clienti, i cittadini, così come anche i fornitori, in realtà sono un pezzo della catena di produzione. Pensate alla raccolta dei rifiuti o all'uso delle risorse idriche o al consumo energetico. Prima il collega Dion parlava di comunità energetiche, sono un cambio di logica, no? Da una produzione centralizzata a una produzione decentrata. Lo stesso vale nell'ambito idrico e nell'ambito della gestione dei rifiuti. Se noi non riusciamo a costruire una partnership, una collaborazione con le nostre comunità, non riusciamo a gestire efficacemente il ciclo dei rifiuti, che parte da una raccolta che deve essere fatta dai cittadini, deve essere fatta bene, non riusciamo a ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche, perché non riusciamo ad abbattere sprechi a livello di domestico, a livello industriale. E quindi i nostri comunità, i nostri territori, i nostri cittadini sono parte della nostra messa a terra della strategia, così come sono poi ovviamente i soggetti a cui rivolgiamo tutta l'attività in modo trasparente di comunicazione e di risultati delle azioni compiute, perché insieme a loro si possa ripartire per sviluppare, come dire, obiettivi sempre più ambiziosi. Quindi insomma questi temi sono spunti che hai dato, su cui mi ritrovo molto bene, e che insomma abbiamo cercato con questo approccio di, come dire, coordinare e integrare all'interno del nostro sviluppo strategico. Grazie Xelina. Sì, ecco, quindi vedete come l'integrazione è un percorso che naturalmente ha lavorato per la piena integrazione, no? E che ha prodotto certamente la misurazione dei risultati, ma sono certa appunto la capacità di misurare e valutare anche insieme agli altri stakeholder gli effetti e gli impatti prodotti sul territorio sempre di più. Nel secondo giro promesso della nostra tavola rotonda volevamo proprio entrare nel concreto, quindi a proposito di mettere a terra, andare a verificare, raccontarci in breve, in pillole, perché abbiamo minuti giusti per fare un giro completo, quello che è un progetto particolarmente efficace e innovativo che vi sembra interessante raccontare, magari agganciandolo anche agli SDGs che intercetta. Ripartiamo quindi da Stefano Tani. Ecco, sì, eccomi, ricondivido più veloce della luce. Vediamo se arriva. Ok, eccolo qua, perfetto. Rimetto qui. Sì, ecco, diciamo che vi volevo far vedere un intervento che secondo noi, secondo me, è abbastanza rappresentativo, che diciamo va un po' con quella vision che vi avevo in pillole raccontato.
ad estendere, diciamo, un discorso di gestione vera e propria del servizio idrico integrale integrato con un, diciamo, un'ottica anche energetica che lato MM ha, diciamo, il suo scopo rispetto all'impatto ambientale, quindi alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico in città. Diciamo che in soldoni il concetto è di utilizzare l'acqua, diciamo, come vettore energetico in supporto al teleriscaldamento e di conseguenza, appunto, diciamo, basandosi su tecnologia di pompe di calore acqua-acqua abbinate a motori cogenerativi, di utilizzare quindi un delta termico dell'acqua del servizio idrico, quindi a impatto sul servizio idrico zero, e andando insieme ad A2A sostanzialmente e al comune di Milano, appunto, con questa visione ambientale, a dare supporto al teleriscaldamento di Milano. E andando quindi, diciamo, io in questa slide ho cercato di raccontare con dei flash anche impiantistici, sperando che ci sia qualcuno che li apprezzi anche da questo punto di vista. Quindi, diciamo, gli obiettivi fondamentali sono lato amministrazione, quindi lato città, dare un contributo significativo rispetto all'inquinamento atmosferico, quindi, diciamo, andando su risorse energetiche più che sostenibili, perché stiamo parlando di acqua in quota parte. Lato MM gestore dell'impianto di depurazione, conseguire un efficientamento energetico, quindi, diciamo, arrivare a generarci in casa energia elettrica, quindi per il consumo dell'impianto, quindi con obiettivi di autoconsumo, e utilizzare i cascami energetici, quindi di calore, per efficientare, diciamo, la linea fanghi di depurazione, mentre lato A2A, che appunto è in partnership con noi, con l'amministrazione comunale, in questo intervento che sarà oggetto di, speriamo, finanziamento da PNRR, avere quindi energia rinnovabile per dare supporto al teleriscaldamento e di conseguenza alle utenze di Milano. Grazie. Ho cercato di riassumerla. Direi che è stato molto efficace per questo intervento, appunto, multi-stakeholder e multi-purpose, che produce vantaggi da diversi punti di vista, ma naturalmente soprattutto in termini di climate change e di riduzione della CO2 in termini di decarbonizzazione. Bene, grazie, passo la parola al direttore Biraghi per approfondire un progetto in pillole, come ci siamo detti, particolarmente efficace e innovativo. Prego. Sì, volentieri, vi racconto brevemente un progetto educativo che abbiamo sviluppato, si chiama Odiamo gli sprechi. Questo progetto ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità tra le nuove generazioni, come abbiamo accennato poco fa, e di accrescere loro la consapevolezza come l'importanza di adottare comportamenti virtuosi sia essenziale per costruire un futuro migliore per tutti noi. È un progetto che in realtà è partito nel 2016, quindi è un progetto per noi, diciamo, storico, e di anno in anno si è arricchito di nuove attività, di nuove funzioni. Quest'anno coinvolge già 400 classi, le scuole primarie, secondarie e di primo grado in tutta Italia. Siamo particolarmente orgogliosi perché abbiamo ricevuto da poco il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, e in più questo evento, in realtà l'evento di apertura di questo programma, è stato inserito all'interno del All for Climate, all'interno della Pre-COP 26, e questo, insomma, ci ha dato un segnale di grande apprezzamento del grande lavoro svolto insieme a tutti i colleghi e ai nostri partner. Il progetto è naturalmente totalmente gratuito,
è stato introdotto a supporto di educazione civica nelle scuole e mette a disposizione strumenti e metodi innovativi come schede di apprendimento, video, test interattivi, ma anche giochi, perché trattandosi di studenti molto giovani è importante, come sempre, imparare divertendosi, imparare dando l'esempio, imparare facendo attività di laboratorio. Le attività più caratteristiche di questa nuova edizione: abbiamo introdotto un sistema di monitoraggio e analisi dell'aria, infatti diamo un dispositivo di un nostro partner, Wizz Air, che aiuta a monitorare, diciamo, l'inquinamento e altri, diciamo, indicatori dell'aria, della zona dove ci sono le scuole. E la cosa interessante è che anche questo è alimentato energia solare, quindi rimaniamo sempre nel solco di avere un bassissimo impatto ambientale. E in più l'altra cosa importante è rimettere ancora al centro l'attenzione verso i dati, perché per essere, diciamo, concreti e trasparenti è importante sempre basarsi su delle evidenze. Rispetto agli SDG, come era stato chiesto, quali SDG in particolare supporta, sicuramente il numero 4, istruzione di qualità, ma anche l'11, il 12 e il 13, dove si parla di comunità e di qualità sostenibili e di consumo e produzione responsabili, sono sicuramente il cuore, l'obiettivo finale di tutta questa attività di engagement rivolto agli studenti più giovani. Grazie, molto interessante questo progetto, e sottolineerei l'importanza della continuità, perché io, che lavoro da più di 20 anni su questi temi in aziende di diverse dimensioni, mi rendo conto che naturalmente un progetto che funziona, ma anche un progetto nella logica del miglioramento continuo, ha bisogno di tempo, no? A volte si cambia continuamente, invece è importante poter radicare una cultura e un rapporto sempre più stabile e strategico. Quindi molto interessante anche la chiave di educazione civica, quindi di cittadinanza attiva, e avrei proprio sottolineato come l'elemento dei misuratori, no, dei rilevatori, dà proprio, a proposito di cittadinanza attiva, un importante accento sull'importanza della cultura del dato e dell'esame di realtà, no? Quindi della verifica e verificabilità anche nella costruzione delle giovani personalità e dei giovani cittadini. Molto, molto bene, grazie a Tor Pieraghi. Torno da Antonio Braccio del Acquedotto Pugliese e le chiedo anche qui in pillole un vostro progetto. Grazie. Vediamo se si riesce a collegare il direttore, altrimenti mentre sì, si... Pronto? Ecco, la sentiamo, magari adesso la vediamo anche. Eccola qua, perfetto, ci dica. Dicevo, partendo sempre da quello che è la materia su cui ho la mia responsabilità, oltre che nella sostenibilità, parliamo di l'SDG 7, cioè energia pulita e accessibile, perché per noi l'energia è il secondo voce di costo, al di fuori che essere poi produrre energia pulita e accessibile è fondamentale. Quindi, partendo da questo, e dato quello che dicevo prima, il consumo di energia per via della nostra morfologia e della necessità di portare l'acqua da nord a sud, come vi dicevo prima, lungo tutto il canale, quindi da Foggia, per dire, per rappresentare una città al nord, a Santa Maria di Leuca, giù nel su nel Salento, abbiamo la necessità di iniziare a ridurre il consumo di energia elettrica, chiaramente in ottica di sostenibilità. E quindi su questo che cosa si è partiti? Da uno dei prodotti del sistema elettrico integrato, che in un'economia circolare utilizzeremo sempre di più o utilizzeremo per questa tipologia di intervento che vi sto andando a raccontare, cioè dall'estrazione dei fanghi della depurazione passare alla produzione di biogas e la produzione di energia elettrica. Non vi tedio per dare velocità e passaggio ai colleghi, ma i processi chimici fanno sì che una miscela gassosa, sostanzialmente metano, possa essere utilizzato per produrre sia un motore endotermico che un generatore sincrono. Questi ci permettono chiaramente di ridurre il prelievo dalla rete elettrica e nello stesso momento, con la stessa energia termica, riscaldare i fanghi per riprodurre il meccanismo. Questo ci permette quindi di ridurre energia e quindi di cercare di raggiungere un'energia pulita e accessibile, e un beneficio per l'ambiente e per tutti noi. Lascio qui e lascio la parola ai colleghi.
La ringrazio, quindi di nuovo un utile, no, multiobiettivo quello dell'utilizzo razionale dei fanghi e della produzione di energia. Tornerei quindi qui in presenza da Nicola Cipiciani di Siram Veolia proprio per sapere anche da lui qual è un progetto particolarmente efficace e innovativo in questa logica. Grazie. Dunque, se poi possiamo vedere la slide, il progetto in questione è interessante perché rappresenta quello che prima dicevamo in termini teorici, come applicare poi la nostra bussola al caso specifico. Qui parliamo di un progetto di partenariato pubblico-privato, quindi tocchiamo il tema che veniva prima nominato sempre nel PNRR, cioè la necessità di lavorare poi con le controparti pubbliche. È un contratto di prestazione energetica dove appunto la prestazione è garantita, un energy performance contract finalizzato alla riqualificazione energetica di 60 edifici comunali. Guardiamo quindi la dimensione ambientale, quella che tipicamente viene per prima valutata. Questo tipo di intervento diffuso consentirà, e qui parliamo anche delle metriche di cui dicevamo prima, di risparmiare 10.000 tonnellate di CO2 attraverso le emissioni che verranno evitate. Questo è un numero importante perché nasconde dietro tutto il percorso di classificazione e di oggettivazione di queste tonnellate evitate che noi per esempio portiamo avanti con un tool specifico denominato Green Path, che è stato certificato anche in Italia, in modo tale che questo risultato, che poi può essere anche la base del contratto che viene sviluppato con la controparte, sia basato su dei numeri che sono riscontrabili oggettivamente, che diventano non solo un elemento di comunicazione ma elemento permeante economico del contratto stesso. C'è evidentemente un risparmio di energia, valgono le stesse considerazioni. C'è poi il tema della compensazione delle emissioni, quindi molto importante nell'azione di decarbonizzazione considerare che esiste una parte comprimibile delle emissioni, una parte che invece non è comprimibile, che in qualche modo va risolto. Qui ci tengo a pensare che ognuno ha la propria specificità, come dicevamo, e quindi non è detto che il progetto che va bene per una situazione vada bene per l'altra, quindi la capacità di creare questi meccanismi flessibili diventa fondamentale. Nel caso specifico, ritornando a una dimensione anche più ampia, per esempio Veolia sta pensando di collegare questi effetti di compensazione fra le attività svolte nel mondo, quindi per esempio la gestione delle discariche che noi abbiamo con la produzione di gas da discarica in America Latina può essere utilizzato come elemento di compensazione, andando anche a garantire noi con il nostro controllo interno la qualità di questa rendicontazione. Evidentemente le performance economiche, quindi la garanzia del risultato, l'importanza che l'investimento in questo caso lo facciamo noi, quindi favorire anche le situazioni in cui i clienti hanno difficoltà a mettere del capitale proprio per realizzare certe opere che di per sé potrebbero essere troppo impegnativi, e il fatto che la gestione operativa di queste attività viene trasferita a noi. L'orizzonte temporale dei 20 anni, come tu stessa dicevi, permette una programmazione ampia, di ampio respiro. Esiste anche una flessibilità nella forma contrattuale, per cui io qui ho detto l'investimento va da 4 milioni e mezzo fino a 20 milioni di euro. Che cosa significa? Significa che alcuni interventi sono predefiniti nel contratto iniziale, esistono delle attività sperimentali che nominerò molto velocemente che, diciamo così, se piacciono, se portano quei risultati che ci si attende, vengono poi estese, quindi l'investimento cresce parimenti con il coinvolgimento del soggetto a cui viene rivolto il progetto. Sul piano sociale, come in altri casi, anche noi ci impegniamo su quello che è la cultura della sostenibilità, la cultura del risparmio. Abbiamo l'esempio di Cambiamondo, è un libro fatto in collaborazione con Feltrinelli, rivolto ai bambini per coinvolgerlo nelle attività di risparmio. Il progetto Tridom è un progetto appunto che attraverso la piantumazione funziona nelle compensazioni, ma non è l'unica forma di compensazione possibile. Coinvolgimento degli stakeholder, come dicevo, da quelli istituzionali nella definizione del contratto fino alle cose più semplici, chiedere ai bambini che vivranno la loro scuola che colore la vorresti, ecco, e così votare insieme il colore della propria scuola per sentirsi più parte di. La valorizzazione delle filiere locali, progetti ampi coinvolgono tante persone e possono veramente trasferire valore economico sul territorio. E poi in termini di risorse umane, l'attenzione alla salute che diventa per
per noi, attenzione per esempio alla qualità dell'aria e oppure alle misure di contenimento del Covid, su cui noi abbiamo un'esperienza sviluppata per quello che è la nostra relazione per esempio con molti ospedali italiani. Ultimo ma non ultimo, l'attenzione alla sicurezza, che deve rimanere nei nostri elementi come essenziale per la riuscita di un buon progetto. Bene, grazie Nicola, quindi un profondo aggancio alla strategia, un esempio concreto di relazione anche commerciale, basata proprio su un principio di credibilità, no? Il fatto di avere un risparmio garantito, di apprendimento progressivo, quindi di mettere a terra ed estendere poi gli investimenti a quegli interventi che effettivamente hanno prodotto gli obiettivi che ci aspettavamo, e naturalmente la capacità di coinvolgere anche le giovani generazioni e in una logica non solo, come dire, ambientale o funzionale, ma come dicevi di appartenenza e quindi anche empatica, no? Rispetto a un sentirsi parte della collettività. Torniamo da Utilitalia con Andrea Di Piazza. Tra l'altro il commento al suo primo bell'intervento non l'ho fatto al termine, perché utilizzerò parte delle sue sollecitazioni proprio per le conclusioni di questa tavola rotonda. Ecco, torniamo a lei per il progetto che ritiene interessante raccontarci. Allora, condivido rapidamente anche io brevemente. Ok, allora la federazione dal punto di vista appunto della sostenibilità, diciamo l'esempio che volevamo portare è quello del piano cosiddetto Utilitalia per la transizione, che è una vera e propria azione di sistema che sta coinvolgendo ovviamente le competenze interne dell'associazione e delle associate stesse per promuovere una migliore capacità di integrare tutte le tematiche relative alla sostenibilità nelle politiche industriali delle associate. Questo piano si è tradotto nella creazione di task forces che all'interno della federazione, composte dalle associate stesse, che grazie anche all'aiuto la collaborazione di enti esterni stanno seguendo le specifiche tematiche relative per esempio alla decarbonizzazione, all'economia circolare, l'accountability o la finanza sostenibile. Quindi la federazione vuole ovviamente essere un attore centrale proprio a vantaggio delle proprie associate, e da questo punto di vista è stata effettuata un'indagine sulla sostenibilità tramite, diciamo, la sottomissione di un questionario alle associate. In questo caso il rapporto più recente datato 2020 con dati del 2019, che contiene tutta una serie di indicatori che sono stati pensati per rappresentare al meglio dal punto di vista proprio della sostenibilità le performance delle nostre associate. Quindi, per farvi avere un esempio, c'è una batteria di indicatori pensata per la valutazione del percorso per la decarbonizzazione del comparto, attraverso quindi per esempio la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, oppure investimenti appunto in decarbonizzazione, o ancora l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, tutti indicatori che rientrano ovviamente nella sfera di interesse degli SDGs legati alla climate change, quindi climate action e affordable e clean energy. E la valorizzazione e la circolarità delle risorse, intese non soltanto come i cosiddetti rifiuti, in realtà appunto materiali, ma le risorse quindi in senso lato anche energetiche e idriche, quindi con degli indicatori che sono legati appunto alle performance in tema di raccolta rifiuti o di recupero della materia, quindi di circolarità di acqua e rifiuti. Anche in questo caso quindi le diciamo sono tutte indicazioni che rientrano poi negli SDGs legati appunto sempre al cambiamento climatico, all'energia pulita, ma soprattutto per esempio SDG 6 legato alla qualità dell'acqua. E poi soltanto ovviamente qui per una questione di sintesi ne ho riportati soltanto alcuni, sono gli indicatori legati a quell'aspetto fondamentale poi che è della sostenibilità, che è appunto la sicurezza sul lavoro, la salute, quindi in generale la sfera sociale, il tema della diversità, e quindi con tutti indicatori che riguardano appunto il monitoraggio di queste caratteristiche all'interno delle nostre aziende, che rientrano essenzialmente nei
negli SDGs 4, 5 e 8. Ovviamente si tratta di dati che poi intersecano anche altri obiettivi dello sviluppo sostenibile, quindi l'innovazione, la digitalizzazione, ma anche le smart city e quindi le città sostenibili, le SDGs 11. Quindi in generale questo documento vuole essere una fotografia di un modello di impresa che sia mirato appunto al rispetto dell'ambiente in senso chiaramente lato, quindi la sostenibilità in tutte e tre le sfere, economica, ambientale e sociale, facendo diventare appunto la sostenibilità veramente uno dei valori fondanti della nostra federazione, di tutte le nostre associate. Il rapporto è scaricabile dal sito internet della federazione. Grazie. Benissimo, grazie, perché mi sembra che questa testimonianza ci permetta di comprendere l'importanza di costruire anche viste consolidate di settore. È uno dei temi su cui anch'io da più anni mi batto, perché è fondamentale a proposito di comparabilità, a proposito di orientamento strategico e di collaborazione tra i soggetti corresponsabili. Le federazioni, le associazioni di rappresentanza, e in questo caso la Federazione Utili Italia rappresenta veramente, perché sappiamo che spesso il problema della rappresentanza in Italia è una forte frammentazione, no? Mentre Utili Italia ha la forza, come dire, della rappresentanza, e quindi, come vedete, l'operazione di reporting e di restituzione va a vantaggio dell'intero sistema, no? E permette anche un apprendimento in chiave di miglioramento continuo, ne sono certa, tra le imprese, al netto delle differenze e delle distintività territoriali, proprio per percepirsi come un comparto ed è un motore dello sviluppo del territorio e dell'intero sistema paese. Torniamo da Selina per gli ultimi minuti questo di un progetto che ci racconta in pillole, e poi concludiamo la tavola. Molto velocemente, quando parlavo prima di integrare sostenibilità nel business, questo significa anche porsi il tema di come risolvere, come investire per risolvere alcune problematiche, no? Nella fattispecie quella che abbiamo affrontato in questo caso è quello della plastica. Noi, il 52% della plastica che viene raccolta attraverso le raccolte differenziate è materiale non recuperabile, non direttamente recuperabile, che attualmente finisce o alla termovalorizzazione o alla discarica. Abbiamo deciso di fare un'operazione investendo in ricerca per dare invece circolarità, creare nuove materie prime circolari da questi scarti. Quindi intanto invito a tutti a non prendere le insalate in busta, quella bustina non è riciclabile, quindi dall'insieme di tutte queste bustine siamo riusciti a produrre due nuove materie prime. Blue Air, che è un additivo che viene utilizzato nel settore siderurgico per la produzione, evitando l'utilizzo, quindi sostituendo l'utilizzo di fonti fossili nella produzione metallurgica, e quindi con minore consumo di energia, con riduzione di emissioni e ovviamente un risparmio di fonti fossili. L'altro è Blue Polymer, che è un materiale che consente di molto flessibile, consente di realizzare diversi utilizzi, infrastrutture edilizia, reti urbane e residenziali, ma cosa molto importante, abbiamo raggiunto in una logica di partnership e grazie a studi fatti anche con l'Università di Milano, un accordo con Mapei, che ha utilizzato questo polimero nella realizzazione di nuovi manti stradali che stanno trovando le prime grandi applicazioni, con una garanzia di un prodotto che è anche più durabile e più sostenibile in termini anche di smantellamento rispetto agli asfalti tradizionali. Quindi un progetto che ci consente di recuperare più quantità di rifiuti, di ridurre emissioni di CO2, di ridurre il consumo di risorse, ma anche di creare occasioni occupazionali, perché la crescita di questi impianti che realizzano queste nuove materie prime ci ha portato anche a far crescere l'occupazione.
Grazie Selina, veramente un bel esempio, materie prime circolari, quindi direi che sono stati tutti i progetti che ci hanno dimostrato nel concreto come tutti dichiarati sulla strategia, i processi, le operation, la cultura e la partnership si possono realmente mettere a terra. E per concludere direi che il ruolo delle utility in termini di competitività dei territori, benessere delle comunità, sostenibilità della filiera e della supply chain e costruzione di un senso di appartenenza interna all'azienda, ma anche appunto all'interno delle comunità coinvolgendo le giovani generazioni, oltre che una serie, come l'ultimo esempio ci ha dimostrato, di innovazioni che hanno un valore economico spendibile e nello stesso tempo coniugano sviluppo sostenibile, questi sono i principali ruoli delle utility, come dicevamo, una cinghia di trasmissione fondamentale per mettere a terra lo sviluppo sostenibile tra i decision maker, il tessuto sociale e i singoli cittadini. Grazie a tutti voi.